Ciao a tutti ragazzi, sono Gmat e oggi affronteremo l'argomento pesca. Introdotta nella 1.2.4 ha portato con sé nuove pozioni, oggetti, mount, armi, insomma ha un po' rivoluzionato il mondo di Terraria. Diciamo che ha reso un po' più utili gli specchi d'acqua. Ora iniziamo con le basi, dopodiché vedremo in maniera più approfondita tutto quello che dobbiamo sapere. Per pescare abbiamo bisogno di una canna da pesca. Ne esistono 9 tipi. La più facile da ottenere è quella in legno. Dopo averla ottenuta ci servono delle esche, ne esistono tantissimi tipi, alcuni ottenibili tranquillamente in natura. Per catturarle ricordatevi di comprare un retino dal mercante. Alcune esche molto comuni sono i grilli che si trovano tagliando l'erba, i vermi spaccando le rocce oppure farfalle, lucciole, lumache, tutto l'insieme di quei piccoli animaletti innocui. Ora basta che vi dirigiate in uno specchio d'acqua e buttate la lenza, quando il galleggiante si muove tirate su. Badate bene, per rendere possibile la pesca ci devono essere almeno 75 unità di acqua collegate fra loro. In teoria si può pescare anche in uno specchio d'acqua largo un blocco e profondo 75. Si possono pescare anche delle casse. Possono essere in legno, in ferro o in oro. Esse contengono di solito pozioni o esche più potenti. A volte possiamo pescare anche delle cose inutili come scarpe vecchie o alghe. Ora approfondiamo. La Fishing Power. La Fishing Power è la percentuale con cui il gioco calcola la rarità del pesce che sta per essere tirato su. Più alta è la Fishing Power, più abbiamo possibilità di pescare un pesce raro. Ci sono anche degli altri fattori che influenzano la Fishing Power, per esempio le pozioni o gli oggetti che ci aumentano appunto questa potenza, oppure la potenza dell'esca, la grandezza dello specchio d'acqua. Ce ne sono tantissimi. Il gioco somma tutti questi fattori nel momento che un pesce sta per essere tirato su e trova la percentuale giusta della Fishing Power, quindi abbassa in base alla percentuale la rarità del pesce. Ad esempio, se un pesce ha una possibilità su 400 di essere pescato, scende a una possibilità su 80. Più abbiamo Fishing Power, meno il pesce sarà raro da trovare. Ricordatevi che c'è sempre una possibilità su 7 che la lenza si rompa e quindi nessun pesce venga tirato su. Ora vi mostrerò tutte le canne da pesca. Ve le farò vedere dalla più debole alla più forte, semplicemente numerandole. 1. Wood Fishing Pole, 5% Fishing Power, craftabile presso una workbench con 8 unità di legno. 2. Reinforced Fishing Pole, 15% Fishing Power, craftabile con 8 Iron Bar o con 8 Lead Bar presso un'incudine. 3. Fisher of Souls, 20% Fishing Power, craftabile presso un'incudine con 8 Demonite Bar. 4. Flesh Catcher, 22% Fishing Power, craftabile presso un'incudine con 8 Crimson Bar. 5. Fiberglass Fishing Pole, 27% Fishing Power, può essere trovata nei templieti della giungla, negli alberi giganti sempre nella giungla oppure nelle Jungle Crates. 6. Mechanic's Rod, 30% Fishing Power, venduta dal meccanico durante l'hardmode per 20 ori, ma solamente quando c'è la luna crescente. 7. Sighting Duck's Fishing Pole, 40% Fishing Power, è venduta a caso dal Traveler Mercant per 35 ori. 8. Hotline Fishing Hook, 45% Fishing Power, questa particolare canna da pesca però può pescare anche nella lava. Ha una possibilità su un 150 di essere vinta come premio da una quest del pescatore, però dopo solo aver fatto almeno 25 quest è solo in hard mode. 9. Golden Fishing Rod, 50% Fishing Power, questa è la più forte che c'è nel gioco. Viene data come premio dall'NPC pescatore dopo aver fatto almeno 30 quest, oppure dopo la 75esima quest, però c'è solo una possibilità su 250. Ora vorrei parlarvi delle esche. Come vi ho già detto prima, esistono tantissimi tipi di esche. Visto che prima vi ho già elencato quelle più comuni da ottenere, ora vi mostrerò quelle più potenti e convenienti. Unendo un normalissimo verme e una stella cadente otterrete una versione enchantata del verme, che ha il 35% di potenza, che è abbastanza buono. Diverse farfalle come la Red e la Purple hanno una buona potenza di pesca. Poi ci sono altre esche come la Journey e la Master, che hanno una buonissima percentuale. Possono essere trovate sia nelle casse in ferro, sia nelle quest del pescatore. Ok ragazzi, ora vorrei parlarvi dei biomi. Alcuni pesci possono essere pescati solo in determinati biomi o in diversi liquidi, come anche miele e lava. Nei biomi mischiati pescare potrebbe risultare difficile, ora vi spiego perché. Le musiche dei biomi hanno la loro priorità sulle altre.
Guardate questa scaletta, vi mostra le priorità. Al primo posto abbiamo Sian, poi Fungo, Corruzione, Crimson, Giungla, Neve, Benedizione, Halo e poi altro. Questa è la scaletta delle musiche. Invece le priorità della pesca sono altre. Ora vi mostro questa scaletta. Come vedete al primo posto abbiamo Lava, poi abbiamo a seguire Miele, Corruzione o Crimson, Halo, Neve, Giungla, Fungo e Ossian. Questo vuol dire che se per esempio c'è un bioma innevato e uno della giungla mischiati, noi sentiremo la musica della giungla, perché nella scaletta della soundtrack la giungla ha la precedenza, però nella scaletta della pesca quella che ha la precedenza è la neve, quindi pescheremo solo pesci del bioma innevato. Questo crea dei falsi biomi, quindi non incazzatevi se pescate pesci sbagliati. Un'altra cosa da precisare sui biomi è che se ci sono Crimson e Corruption mischiati, c'è il 50% di possibilità che il pesce sia del bioma corrotto o sia del bioma Crimson. Altri fattori che nemmeno immaginate possono influenzare la pesca, come il tempo, l'orario o la luna. Guardate in questa tabella. Se per esempio è nuvoloso abbiamo un più 10%, se sta piovendo abbiamo un più 20%, se peschiamo dalle 9 alle 3 di pomeriggio abbiamo un meno 20%. Anche la luna influisce. Se c'è una luna piena abbiamo un più 10%. Un altro fattore che prima non vi ho nominato è la grandezza del lago. Infatti se stiamo pescando in un laghetto con meno di 300 unità d'acqua abbiamo delle penalità. In questa tabella potete vederle tutte. Se invece abbiamo 300 o più unità d'acqua non avremo nessuna penalità. Ora vediamo l'NPC pescatore e le sue quest. Ogni giorno questo NPC ci propone una quest diversa. Consiste nel pescare un pesce da lui voluto in un determinato biome. Se noi soddisfiamo questa quest, esso ci darà in cambio dei premi. Possono essere altre canne da pesca, esche e oggetti per potenziare la pesca. Tre oggetti che sono molto utili e non molto rari sono il tackle box che ci diminuisce la possibilità di consumare l'esca, l'angler herring che ci dà un più 10% di fishing power e la fishing line che ci annulla del tutto la possibilità che la lenza si spezzi. Poi c'è l'armatura del pescatore che viene data divisa in tutti i suoi tre pezzi alla decima, la quindicesima e la ventesima quest. Ed essa ci dà un totale di più 15% di fishing power. Ma come facciamo a iniziare a pescare decentemente? Come vi ho già detto prima, diversi fattori influenzano la pesca. Noi possiamo usare questi fattori al meglio per ottenere un buon fishing power, che è quello che ci serve. Per prima cosa armiamoci di una canna da pesca decente. Prendiamo per esempio la Flash Catcher, oppure la sua controparte Fisher of Souls se avete la Corruption. Ci dà già un buon 22% di fishing power. Un'altra cosa che ci può aiutare è una Fishing Potion, che ci dà un più 15% di fishing power. In tutto abbiamo già un buon 37% di fishing power, ma non abbiamo ancora calcolato altri fattori. Ovviamente c'è anche l'influenza della grandezza del lago. Come avete visto prima, se un laghetto ha 300 o più unità d'acqua, esso non dà penalità. Quindi cerchiamo di creare in ogni biome dove noi vogliamo pescare un laghetto di questa grandezza. Se peschiamo dalle 6 alle 7:30 di pomeriggio, ci dà un buon 30%. Se sta piovendo, ci aggiunge un 20%. Senza dimenticare l'esca. Supponiamo di avere un Enchanted Nightcrawler, che è la versione enchantata del verme. Esso ci dà un più 35%. Se sommiamo il tutto abbiamo un totale di 122%. Credo sia ottimo per iniziare. Ora andate a pescare per l'NPC e pescatore in modo da ottenere altri equipaggiamenti per potenziarvi ancora. Perfetto ragazzi, spero che il video vi sia stato utile. Se è stato così lasciate un like e commentate perché mi supportate tantissimo. Comunque ci ho messo davvero tanto impegno a fare questo video. Ho preso le informazioni più utili e le ho racchiuse in un video di 10 minuti, perché se avessi dovuto prendere tutte le informazioni ci avrei impiegato mezz'ora. Comunque, spero che vi sia stato utile. Va bene, da Gmet è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial e ciao a tutti!